Buongiorno, accomodiamoci. Allora, Messina Denaro Matteo è detenuto anche per questo procedimento. È assente per rinuncia, ma abbiamo il collegamento. Abbiamo il collegamento, ma non vedo nessuno. Comunque, c'è pervenuta la dichiarazione di rinuncia. Sì, buongiorno, ecco, Presidente, buongiorno. Dall'Aquila. Sì, le attesto che l'imputato Matteo Messina Denaro, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62, ha rinunciato a presenziare all'udienza di oggi. Benissimo, grazie. Possiamo chiudere il collegamento. Grazie, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Per le parti civili li chiama cortesemente, sì. Cristina. Le parti civili difese dall'avvocato Giuseppe Crescimanno. Vabbè, delle parti personalmente credo che non sia presente nessuno. Sostituisco io tutti. L'avvocato Fabio Trizzino, sì. Mia volta in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Greco. Quindi anche in sostituzione dell'avvocato Crescimanno. Le parti civili difese dall'avvocato Vincenzo Greco sono rappresentate dall'avvocato Trizzino. L'avvocato Vancheri. La parte civile difesa dall'avvocato Fabio Repici. No, questo non è neanche concluso, quindi. Le parti Gabriele Vancheri. Sì. Per l'avvocato Vancheri c'è qualcuno? Assente. Nessuno assente. Per l'avvocato Amato? Nessuno. Per l'avvocato Martorana? Avvocato Soldo? Avvocato Avellone? Sostituisco io. Fabio l'avvocato Trizzino. Avellone è sostituito dall'avvocato Trizzino. L'avvocato Cavarretta. Sostituisco sempre io. L'avvocato Genco. Genco assente. L'avvocato Ferro assente. Avvocato Bramati assente. L'avvocatura dello Stato è presente? Sì, è presente l'avvocato dello Stato Giuseppe La Spina. Grazie, buongiorno. Benissimo, buongiorno. Avvocato Barcellona, avvocato Vasile, avvocato Gandolfo, avvocato Cutraro, sono tutti assenti. Benissimo, diamo atto che è assente il difensore d'ufficio dell'imputato Matteo Messina Denaro e quindi si nomina in sostituzione ex articolo 97 al momento l'avvocato Pietro Pistone. Preliminarmente il Presidente dà atto che l'avvocato Calogero Montante, con nota in data 18 marzo 2023, ha rappresentato il proprio impedimento a comparire all'udienza odierna per ragioni di salute, come da certificato medico allegato alla nota rilasciato in data 16 marzo 2023, recante prescrizione di riposo assoluto per almeno un mese dalla data dell'intervento cui è stato sottoposto cui il professionista è stato sottoposto in data 14 marzo 2023. E comunque fino al completamento di tutti i trattamenti sanitari necessari. Si è dato altresì che nell'istanza l'avvocato Montante ha richiesto, in ragione del lungo periodo di riposo e cure prescrittogli, di essere dispensato dall'incarico.
Allora, sentiamo le parti su questa richiesta. Sì, Presidente, io in ragione anche della prognosi, che non è brevissima, anche della richiesta del difensore, e anche dell'interesse processuale a una, come dire, a una spedita prosecuzione, ritengo che la richiesta del difensore di essere sollevato dall'incarico d'ufficio debba essere senz'altro accolta, e a questo aggiungerei cumulativamente le ragioni che il difensore formulò all'udienza scorsa, vale a dire di una incompatibilità derivante dal fatto che lo stesso si era trovato a difendere per un periodo di tempo non brevissimo nel processo. Procuratore, sì. Mi perdoni, queste ragioni non sono state formalizzate, almeno a me non risulta che lo siano state, e peraltro non sono state reiterate nell'istanza in cui chiede di essere dispensato. Allora mi era sembrato la volta scorsa che la Corte aveva detto poi deciderà il giudice naturale. Non le ha rappresentate. Va bene, in ogni caso quindi chiedo l'accoglimento della richiesta del difensore basata sui motivi di salute poc'anzi rappresentati dalla signoria vostra. Allora, il procuratore generale chiede l'accoglimento dell'istanza del difensore. L'avvocato Pistone, penso che si rimetta. Grazie Presidente, io sì insisto per la istanza di differimento. Quanto all'altra richiesta formulata dal difensore, mi rimetto alle determinazioni della Corte. Grazie. L'avvocato Pistone insiste per l'accoglimento dell'istanza di rinvio e si rimette alle valutazioni della Corte. Con riguardo alla richiesta dell'avvocato Montante di essere esentato dall'incarico. Ci ritiriamo da me. Sentiamo. Difensore delle parti civili. Sì, no, non posso che associarmi alla richiesta del sostituto procuratore generale. Quindi anche la parte civile chiede l'accoglimento della richiesta di dispensa formulata dall'avvocato Montante. Grazie. L'avvocato Trizzino si associa alle richieste del procuratore generale. L'avvocato dello Stato Giuseppe Laspina si associa alla richiesta del procuratore generale. Evidenzio, se fosse possibile, procedere quanto prima alla nomina di un nuovo difensore d'ufficio, anche perché dobbiamo tenere conto dell'esigenza della concessione poi di un termine a difesa per la preparazione della discussione. Grazie. L'avvocato dello Stato si associa del pari alla richiesta del procuratore generale e chiede che si proceda alla immediata designazione di altro difensore di fiducia, di ufficio, al fine di contenere i tempi di trattazione del procedimento. Non c'erano altri difensori di parte civile. Va bene, la Corte si ritira. Accomodatevi. Cristina, la Corte dà lettura del provvedimento che viene allegato al verbale. Non vedo l'avvocato Pistone. Infatti non vedevo il difensore dell'imputato. Allora, la Corte ha rilevato che il difensore dell'imputato, avvocato Calogero Montante, nominato d'ufficio a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia, ha rappresentato il proprio impedimento a comparire all'udienza odierna per ragioni di salute, come da certificato medico prodotto in allegato, rilasciato in data 16 marzo 2023, recante prescrizione di riposo assoluto per almeno un mese dalla data dell'intervento, cui è stato sottoposto in data 14 marzo 23, comunque fino al completamento di tutti i trattamenti sanitari e di controlli necessari. Rilevato che nell'istanza il difensore ha richiesto di essere sollevato dall'incarico in ragione del lungo periodo di riposo e cure previsto, allo stato neppure esattamente determinabile, durante il quale a causa della patologia sofferta non potrà svolgere alcuna attività di lettura e studio del fascicolo processuale. Ritenuto che, a norma dell'articolo 97,5 del Codice di Procedura Penale, il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo,
Ritenuto che può ravvisarsi nella specie la ricorrenza di un giustificato motivo per procedere alla sostituzione del difensore d'ufficio nominato, atteso che la patologia sofferta dall'avvocato Montante impedisce al medesimo per un consistente lasso temporale lo studio del fascicolo processuale, che risulta peraltro di particolare complessità, afferendo le contestazioni elevate a carico dell'imputato alle stragi di Capace e di Via D'Amelio, con conseguente inevitabile allungamento dei tempi di definizione del procedimento, che vanno invece sicuramente contenuti trattandosi di procedimento con imputato in stato di detenzione. Per questi motivi, visto l'articolo 97,5 del codice di rito, la Corte dispensa l'avvocato Calogero Montante dall'incarico di difensore d'ufficio e l'imputato Matteo Messina Denaro nel presente procedimento e manda alla Cancelleria di individuare immediatamente altro difensore d'ufficio con le modalità previste dall'articolo 97,2 del codice di rito. Quindi sospendiamo al momento la trattazione del procedimento in attesa che venga designato questo nuovo difensore di ufficio che, se disponibile, potrà, se del caso, venire immediatamente in udienza e formulare le sue richieste in questa sede, così cerchiamo di contenere i tempi. Va bene? Si sospende al momento la trattazione del procedimento. Quindi metta l'orario, Cristina, alle ore 11:25 riprende l'udienza. La Corte dà atto che è stata designata quale difensore d'ufficio dell'imputato con chiamata numero 501 l'avvocato Adriana Vella, che è presente. Grazie mille, avvocato Pistone. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Prego, avvocato. Sì, Presidente, io chiedo un termine a difesa al fine anche di studiare il fascicolo, gli atti del fascicolo processuale, tenuto conto della mia nomina come difensore d'ufficio solo in data odierna. L'avvocato Vella chiede la concessione di un congruo termine a difesa, che la Corte concede, rinviando quindi il procedimento all'udienza del 25 maggio 2023, ore 9:30, stessa aula, dando un avviso a tutte le parti presenti e disponendo la riattivazione del videocollegamento con il luogo di detenzione ove ristretto l'imputato. Bene, questa udienza è tolta. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie, avvocato.